Sanremo. È venuto a trovarci un amico di vecchia data di Radio Bruno, perché esatto, abbiamo avuto veramente il piacere di intervistarsi tantissime volte a Radio Estate e per la prima volta ci vediamo qui a Sanremo. Mr. Rain, come stai? Io sto bene, sono stanca anch'io, non si direbbe, noi addetti ai lavori, siamo qua che vi seguiamo. Ma immagino, Però voi di più. Ma sì, il giusto, dai, comunque compenso con la felicità enorme che sto vivendo in questi giorni, perché sto passando il periodo forse più bello della mia vita e è una cosa stupenda, non trovo le parole per descriverti questa sensazione. Senti, ma te lo stai godendo o sei uno come me che non riesce a vivere appieno la felicità e ci vede sempre dietro adesso capita qualcosa di brutto? No, quello no, però sono sempre proiettato verso il futuro, quindi non mi godo molto il presente, però in questi giorni mi sto obbligando a non pensare a niente al di fuori di oggi, quindi sto vivendo esattamente qui, ora sto godendo, sono come felice per questo momento, quindi come dicono gli psicologi, il qui ed ora, no? Esatto, godiamoci esatto. Il qui ed ora. Beh, bello, e qui ed ora come va? Come ti senti oggi? Non ieri, non domani, oggi proprio. Oggi sono felice, sono carico, sono pieno di adrenalina, sono euforico e continuo a sorridere senza senso e sono veramente felice perché sto leggendo un sacco di messaggi, la gente è stata colpita da supereroi, è stato tutto magico, guarda, è stupendo. Il pezzo Supereroi sta piacendo tantissimo, sia fuori dal contesto Sanremo che proprio in classifica, perché terzo classificato, accidenti, o mancano due serate alla fine. Ma io sono scioccato ancora, cioè è stato è stato fantastico. Ma tu te lo aspettavi o no? Dai, no, raccontaci veramente, quando ti hanno detto, ok, Mr. Rain, tu verrai a Sanremo, sei in gara, cosa hai pensato? Sinceramente ho pensato, io sono un outsider e farò una gara tutta mia. Io andrò lì, non vado lì per la classifica perché io, cioè, proprio sinceramente, non sono qua per essere il primo, l'ultimo, il ventesimo. Sono qui per portare me stesso, supereroi e il messaggio di supereroi. Questo era quello che ho sempre sognato, di farlo con un coro di bimbi, è una magia pura. Quindi non mi aspettavo tutto questo terzo posto. Stanotte io ho fatto salti alti 60 metri e ero incredulo, infatti non ho dormito praticamente dalla tensione, ero felicissimo. Bello, non riesco neanche a immaginare, però stasera c'è anche un'altra gara. Mi diverto stasera perché faccio una canzone alla quale sono molto legato, è qualcosa di grande dei Luna Pop, io essendo del 91 sono cresciuto con questa canzone e la porto nel cuore. E lo faccio e lo farò con Fasma. Come mai? Perché è un artista che artisticamente stimo molto, apprezzo molto e secondo me abbiamo mondi molto simili. E poi ho avuto l'occasione di conoscerlo circa quest'estate, quindi non da molto tempo, però c'è stata subito una sintonia, è come se fossimo amici di vecchia data. Però non lo siete in realtà. No, ci conosciamo da un annetto circa. Ma bello però. Però c'è un rapporto talmente genuino e vero che sembra quasi fraterno. E è stupenda questa cosa e sono onorato di portare Fasma sul palco con me. Ma che tipo di esibizione ci dobbiamo aspettare? Qualcosa di super carico oppure un po' più introspettivo? Com'è la tua cifra stilistica? Beh, ci sarà il mio mondo e il mondo di Fasma. E non voglio spoilerare nulla, però sarà molto divertente per me. Bello, no, stasera sarà una serata, secondo me ne vedremo delle belle. Sì, sono curiosissimo anche di guardare tutte le altre cover, io mi guardo tutto quanto, sono super curioso. È una serata con degli ospiti pazzeschi, quindi bello, bello, bello. Poi l'ultima serata, non ti chiedo cosa ti aspetti a questo punto a livello di classifica, perché porta sfortuna, come va, stai andando benissimo, quindi continuiamo. Però un'altra curiosità da chiederti, so che ne abbiamo già parlato, tu scrivi solo quando piove, dei messaggi, sai, fiori di Chernobyl, Supernova, comunque delle canzoni che portano dei sentimenti molto, ecco, cambierà qualcosa da qui in avanti? C'è un punto, sarà un'evoluzione, una svolta, oppure tu continuerai sulla tua strada che ti ha portato fin qua? Però ma
io continuerò a fare quello che mi sento. Io ho sempre raccontato la mia storia, quello che vivo, quello che ho passato, quindi continuerò a farlo. Magari cercherò di sperimentare, ma per quanto riguarda le strumentali, ma proprio in base al mondo musicale, però la radice sarà sempre questa. Io sono questo, non ho intenzione di non mostrarmi per come sono, quindi sarò sempre me stesso. Quindi boh, guarderò, si vedrà. Vedremo, vedremo. To be continued, esatto, no? Ci rivedremo, esatto, su altri palchi. In bocca al lupo, un grandissimo. Viva il lupo! E incrocio le dita. Grazie mille. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.